Di Clima e Casa, eh, bentrovati non nei nostri studi quest'oggi. Una puntata che, una trasmissione che si è trasferita eh, all'esterno. Eh, abbiamo parlato di tanti contenuti teorici nel corso di queste settimane, insieme: in questo cammino nell'abitare sostenibile, sostenibile per l'ambiente e sostenibile eh, per il portafoglio. Per una volta siamo usciti fuori, eh, siamo venuti in un cantiere per vedere eh, praticamente cosa eh, significa eh, adottare. Eh, tutte quelle procedure, quei sistemi, quelle tecnologie che permettono il risparmio energetico e anche la compatibilità ambientale. Lo facciamo, grazie a uh, Passive House, un istituto che ha anche una sua declinazione italiana. Siamo con Francesco Nesi, che è il direttore scientifico di Zephyr Passive House Italia, che è in studio con noi, grazie per l'ospitalità, innanzitutto. Grazie a voi. E lo facciamo insieme al nostro Fabrizio Boitano, Istituto Clima Liguria, che è stato uno degli organizzatori di eh, questo corso, che è un corso di quattro giorni per ottenere la certificazione. Certificazione. Eh, Fabrizio, iniziamo prima di passare a Francesco, come sta andando, come è andata queste quattro giornate di formazione? Abbiamo avuto un grandissimo risultato, un bellissimo riscontro, noi siamo contentissimi. Abbiamo dei partecipanti che arrivano da Tre dal Veneto, che arrivano da, da Novara, che arrivano da Toscana e soprattutto da ricordare un partecipante che arriva dalla Repubblica di, Marta, di, di Malta. Quindi eh, noi siamo veramente soddisfatti di questa, inizia, di questa iniziativa e di questa edizione perché è la seconda edizione e spingeremo per farne altre. Parliamo di edilizia sostenibile, di casa passiva. Passiva House è uno standard. Francesco, da dove arriva? Come è arrivata in Italia? Quali sono i principi cardine che, che guidano appunto questa certificazione? Allora, grazie intanto a voi tutti che ci state ascoltando, grazie a voi di questa opportunità di poter entrare ancora più nel vivo di questa... Incredibile certificazione e protocollo di progettazione, soprattutto che è Passive House. Parlo anche di protocollo di progettazione ancora prima di approccio di procedura di certificazione, proprio perché ehm, a differenza di altri standard andiamo proprio nello specifico di quelle che sono gli approcci progettuali, le metodologie, i dettagli. Quindi non è che si va a certificare, diciamo, un edificio sulla base di una prestazione sulla carta, ma proprio invece in opera. Ecco, anche la nostra scenografia è proprio concretamente eh, quello che viene, eh, che significa, che si traduce concretamente in questo che, eh, che stai dicendo, perché eh, nell'ultima giornata di corso è stata fatta proprio una casa passiva, ovvero a zero emissioni. Esatto qua diciamo in questa bellissima cittadina di Chiavari eh, per la seconda edizione siamo andati a fare un corso per operatori di cantiere certificati Passive House e a differenza di quello che viene fatto nel resto del mondo perché questo è un, un corso diciamo di livello internazionale noi, gli unici in Italia, poi ce l'hanno copiato più o meno da tutte le altre parti del mondo, il quarto giorno, siccome si parla di operatori di cantiere, dobbiamo anche mettere le mani su qualcosa e non solo ascoltare in maniera passiva, quindi in maniera attiva, siamo andati a realizzare una casetta. Questa casetta, diciamo, eh, attiene a tutti quelli che sono i concetti espressi nei primi tre giorni di teoria dove andiamo proprio ad affrontare i cinque pilastri che, che, che diciamo, afferiscono alla passive house. Prima di tutto il cappotto termico, eh, le finestre, quindi il tema dei serramenti, la tenuta all'aria, i ponti termici e gli impianti di ventilazione meccanica con recupero di calore. Tutto questo poi eh, si testa in opera, quindi si vede se i concetti che sono stati imparati, se sono stati imparati, speriamo di sì, i primi giorni del corso. Poi si presentano effettivamente così come si erano immaginati anche in fase di cantiere, e quindi oggi siamo proprio qua eh, a testare con mano, a toccare con mano eh, tutti questi concetti. Ecco, Passive House è un eh, concetto che eh, se sì, ne è sentito parlare ultimamente, quel discorso del carico di energie, delle bollette, del risparmio energetico, ma nasce da. Eh, decenni fa e viene sviluppato, portato avanti anche utilizzando le nuove tecnologie. Ci racconti un po' la storia sì. di questo, di questo allora, certificato? Di questo... Sì, Pause allora nasce nel lontano 1989 in Germania dall'intuizione di un fisico edile Wolfgang, Wolfgang Feist che a suo tempo, come dice sempre lui, non l'ha inventato, l'ha scoperto, diciamo, no? come gli piace dire a lui, quindi questo approccio progettuale, partendo da un'idea molto semplice, gli edifici costituiscono il 40% delle emissioni globali eh, in atmosfera di, eh, di CO2 e quindi per questo, per rallentare il cambiamento climatico, per evitare il, lo spreco e il consumo. Delle risorse fossili, Wolfgang Feist ha ideato questo approccio progettuale basandosi su concetti estremamente semplici, inizialmente eh, partendo dalla Germania, quindi dall'Europa, all'interno di un progetto europeo, ha iniziato a diffondersi passando da strutture leggere anche a strutture in muratura, a qualsiasi tipologia di materiale, tipologia costruttiva e anche tipologia di fabbricato, quindi non solo residenziale ma anche uffici, scuole, piscine, addirittura un ospedale ultimamente è stato certificato Passive House, quindi ad oggi si è diffuso proprio a macchia d'olio in tutto il mondo e anche in Italia noi è 15 anni che andiamo a operare sul nostro territorio e anche in tantissimi territori europei e internazionali, dall'India al Bhutan, al Camerun, al Canada. Eh, siamo andati a diffondere proprio la cultura di questo approccio progettuale. Ma sono proprio gli stessi committenti che vengono, come dicevi giustamente. maggiore. Adesso. esatto, soprattutto anche dopo, ad esempio, la pandemia, che ci ha costretto a vivere all'interno dei nostri edifici. Siamo andati proprio a sperimentare eh, l'inadeguatezza, il discomfort diciamo, dei nostri fabbricati, andando proprio a puntare su edilizia di qualità. Quindi, tantissimi hanno iniziato ad apprezzare eh, come si sta bene all'interno degli edifici, o. In, in contrasto diciamo, a come si sta male negli edifici esistenti, perciò tantissimi per esempio stanno vendendo le loro vecchie case per andare a costruire eh, proprio una passiva house, queste sono le richieste che ci arrivano quotidianamente, oppure il caro bollette dovuto alla guerra, alla mancanza appunto di combustibili e anche per questo tantissimi committenti si stanno sempre di più approcciando a questo uh, standard progettuale. Ecco Fabrizio, adesso torniamo, poi andremo a vedere punto per punto appunto, questi cinque eh, ambiti nel quale si rende concreto il risparmio energetico, la mancanza di dispersione di energia, che è quello che abbiamo imparato a, a conoscere nel corso di questo nostro viaggio eh, di clima e casa, eh, teoria e pratica. Eh, qual è stata la parte più divertente? Tutte e due comunque si scopre de, delle cose importanti. Ricordiamoci che il Passive House è la seconda certificazione al mondo. Una passive house, una casa di 100 metri quadrati si riscalda con 30 candele o con un phon o addirittura si dice una mucca. Quindi eh, arriviamo ad altissimi livelli. Abbiamo delle case molto performanti, eh, quindi abbiamo comunque abbiamo oltre 30 anni di esperienza la passive house, quindi. Eh, si ha già un'evoluzione un molto ma molto molto importante e ci sono sempre degli studi dove si, comunque, si analizza tutti i materiali, si certifica materiali, quindi abbiamo una garanzia su tutta la casa a 360 gradi, quindi abbiamo veramente una casa... Molto ma molto performante. Quindi è importante che, che ci siano queste informazioni, che ci siano questi corsi. Noi abbiamo stretto un rapporto con Francesco nel 2016, quando è partito l'Istituto Clima Liguria, noi sposiamo un po' tutte le certificazioni, ma vogliamo spiegare, informare ai nostri, eh, ai nostri soci, alle persone. È importantissimo spiegare tutti questi concetti qua. All'inizio del nostro cammino abbiamo descritto gli edifici, le abitazioni di oggi groviere eh, energetiche, piene di buchi, eh, vanno tappati questi buchi, vanno resi eh, non, eh, isolati l'interno verso l'esterno con i cinque passi, i cinque ambiti che abbiamo visto. Iniziamo dal primo, era il cappotto se ricordo. Sì, il corretto. Giustamente eh, il cappotto perché eh, lo standard Passive House nasce dal semplice concetto che eh, il kilowattora migliore è il kilowattora risparmiato, cioè quello non consumato. Quindi l'idea nasce proprio dal non consumare e quindi prima di tutto eh, dobbiamo evitare le dispersioni termiche e per questo viene richiesto proprio l'installazione di un cappotto termico continuo, il più possibile continuo e non interrotto, possibilmente sulle pareti esterne e anche sugli orizzontamenti, sulla copertura e sul solaio di base, per andare proprio a tappare, come dicevi te, proprio quel groviera eh, e non far sfuggire in maniera incontrollata il, gli apporti di calore. Questa mattina, giornata pratica del corso, eh, c'era la struttura della casetta di due metri per due che è stata realizzata anche grazie agli spazi in cui ci troviamo, per... Fabrizio ringrazierà. Eh, da lì si è partiti. No? Quindi la prima cosa, il cappotto: esatto. eh, come si eh, vede che un cappotto è fatto bene, è fatto male, quali sono le, i parametri che permettono di ottenere quella eh, prestazione energetica che si richiede? Chiaramente sono sicuro che le, lo avrete già affrontato anche all'interno di tutta la serie, ma per quello che riguarda noi, diciamo in particolare. Siamo molto, molto attenti a tutti i dettagli, quindi per esempio eh, la posa, la stesura della colla eh, per l'incollaggio diciamo, sul sottofondo è molto importante, quindi bisogna cercare di eh, averla il più possibile continua oppure diciamo, con il cordolo perimetrale e i bozzetti al centro, in maniera da evitare proprio dietro i pannelli fenomeni di convezione che eventualmente possono far proprio staccare anche il pannello stesso e creare fenomeni di maggiore dispersione termica. Un altro aspetto su cui ci siamo soffermati oggi in particolare è l'aspetto dei tasselli a taglio termico, che effettivamente sono uno dei maggiori, delle maggiori sorgenti di dispersione termica per quanto riguarda i cappotti. Ci sono dei tasselli, quindi quelli che vengono utilizzati per fissare poi i pannelli alla sottostruttura, che eh, devono essere fatti di materiale che so, per lo più plastico, diciamo, chiaramente che non trasmette, eh, che, non trasmette che ha delle dispersioni termiche bassissime. Potenzialmente, ci sono anche dei, ehm, dei, dei tondini, diciamo, che vengono messi in testa anche dopo che i tasselli sono stati inseriti all'interno del coibente per andare poi a eh, quasi eliminare il Ponte termico puntuale: se si fa il conto di tutte le dispersioni termiche dei tasselli per tutta la facciata, eh, anche se, se sono piccoli ponti termici puntuali, la comunque... sicuramente la somma inizia a essere rilevante. Quindi, in un'abitazione che ha un fabbisogno termico massimo di 15 kWh/m2 anno, inizia a avere il suo peso. Chiaramente, altro buco sono le finestre. In questo caso, arriviamo al secondo elemento, secondo campo. Esatto, uh, i serramenti in realtà non sono solo negativi uh, come spesso uh, abbiamo l'esperienza, perché effettivamente abbiamo l'esperienza che stare vicini alle, ai, ser, ai serramenti, alle finestre ci dà discomfort perché non sono così confortevoli. Se ci sto troppo vicino, sento una grande differenza di temperatura e di flusso termico fra la parte destra e la parte sinistra. Uh, e così via e questo mi provoca anche dei fenomeni di convezione, mi mette tanti uh, moti convettivi dell'aria che fanno sì da avere anche discomfort all'interno proprio della abitazione. Uh, però la finestra mi permette dall'altra parte siccome è trasparente di avere anche apporti solari. Quindi, eh, L'evoluzione. Anche d'estate, ovviamente, poi va. Sì, anche... poi vediamo diciamo, la parte <ride> estiva, però siamo in un paese ancora che è la nostra Italia, che per quanto abbia climi estremamente variabili da nord a sud, non è Dubai, non è eh, le zone climatiche, diciamo, della zona tropicale e subtropicale, dove viceversa lì dobbiamo veramente tappare l'ingresso del sole. Da noi viceversa, d'inverno. Comunque dobbiamo riscaldarci anche se siamo a Catania, anche se siamo a Palermo, a Reggio Calabria. Per questo motivo, in qualche modo, dobbiamo comunque puntare a massimizzare in qualche modo, eh, il, gli apporti solari durante il periodo invernale, poi d'estate andiamo viceversa a schermare per eh, mantenere il caldo fuori e quindi il fresco dentro che abbiamo creato senza l'ausilio possibilmente di impianti attivi quindi gli impianti non è che non ci sono no? spesso mi viene detto ah ma questa è una casa passiva passiva che non significa niente ma si sottintende il fatto di dire ma è una casa proprio senza impianti no non è vero cioè ci sono gli impianti in una passiva diciamo. ma arrivano dopo okay. cioè prima devo massimizzare siccome è una casa passiva gli apporti passivi, quindi gli apporti solari per esempio, e qui sono gratuiti e cerco di massimizzarli per quanto possibile finestre Che possono essere di diverso tipo, doppio vetro, triplo vetro. Anche in questo caso vanno isolati i cornici che comunque non ci siano spiferi. Anche da quel punto di vista, assolutamente sì, dici benissimo. A seconda della zona climatica, da nord a sud si va da, eh, doppio vetro, da triplo vetro basso emissivo a doppio vetro basso, eh, basso emissivo. Addirittura in alcune zone d'Italia anche selettivo, per esempio, quindi vetri a controllo solare. Per evitare proprio gli ingressi, troppo ingresso di sole durante il periodo estivo, e questo diciamo, si trasforma anche in coefficienti termici, quindi un UF e un UG per gli addetti al settore, che sono abbastanza spinti rispetto ai serramenti normali che siamo abituati a installare, ma anche, come dici bene te, anche su tutti i giunti di posa, quindi l'installazione potrebbe. Totalmente pregiudicarmi la qualità del serramento se questa non viene svolta in maniera adeguata. Proprio per questo motivo, per esempio, uh, Passive House impone di realizzare in opera, cosa che stanno facendo anche in questo momento, proprio 1-2 test blower door. Che significa andare proprio a misurare in opera, proprio dopo, ad esempio, i seramenti sono stati installati, quanto perdono in termini di spifferi, quindi in ingresso o in uscita da tutti i giunti di posa. Anche per questo, possibilmente, bisognerà lavorare con un sormonto, ad esempio, del cappotto esterno per migliorare il ponte termico di posa e anche proprio con le adeguate sigillature anche intorno i nastri, i teli, e così via, per evitare, quindi. Uh, dispersioni termiche attraverso gli spifferi, che è un altro degli aspetti chiaramente che poi vediamo uh, importanti insomma per una passiva. house. Ecco, ci, ci faceva spiegare Fabrizio, vediamo se ha studiato nel corso, <ride> cos'è il, il test che si va con la, la porta chiusa, che ha il nome è proprio inglese. Diciamo che è una prova di tenuta, perché io vengo da, dal mondo dell'impiantistica e si è sempre provato gli impianti, ma non mai provato la tenuta di una casa, e questo è permette di vedere veramente quante infiltrazioni ci sono dall'esterno verso l'interno tramite questa depressione qua che si mette in casa. Quindi tecnicamente cosa avviene? C'è una ventola. C'è cioè. una ventola messa all'ingresso e comunque la casa va preparata per questa prova. Di solito tendenzialmente si fanno due prove e quindi allora in caso di casa in edilizia... In, con l'intonaco la problematica è un po' più lieve. Su, su legno, su struttura in legno, va molto, moltissimo curata perché c'è rischio veramente di non arrivare ai valori giusti. E, sui seramenti eh, si apre sempre un mondo. Francesco nella sua lezione ha detto che un centimetro di una cornice di un serramento eh, migliora molto gli apporti solari di una casa, quindi eh, ci sono delle piccole, sempre piccole studi e approfonditi su veramente arrivare all'ottimale su, su tutto l'aspetto della passiva house. Ecco sul test e poi andiamo avanti col terzo ambito, si soffia aria o si aspira aria? Come funziona? Per, per, blower door, per, per passive house, diciamo, il blower door test viene eseguito in entrambe le direzioni, a differenza di altri standard che magari lo richiedono solo in depressione. Eh, chiaramente, se io metto in sovrappressione il nostro fabbricato, i serramenti, per esempio, uno dei punti un po' più critici, diciamo, chiaramente vengono compressi verso l'esterno e sono a migliore tenuta. E generalmente è proprio il test dove si mette in, in depressione il nostro fabbricato, dove eventualmente eh, mi si aprono un attimo le guarnizioni, i serramenti tengono un po' meno. Però ci potrebbero essere delle situazioni di sottovento o sopravento da una facciata o sull'altra, dove da una parte tira dall'altra si apre e quindi il test per Passive House viene svolto in entrambe le direzioni. Quindi si gira la ventola, Uh, e si fa la media poi dei due valori e questi valori devono essere sotto 0,6 insomma ci sono altri uh, protocolli ad esempio casa clima che anche richiede il, il test blower door uh, la normativa provinciale anche in provincia di trento che ad esempio richiede blower door però purtroppo è un appannaggio di pochissimi standard costruttivi la normativa italiana non lo richiede è una cosa molto grave e questo diciamo, lo riscontreremo poi, il problema dei difetti di tenuta all'aria e quindi i tanti spifferi e così via, riscontreremo, dicevo, eh, fra qualche anno su tutti gli interventi, ad esempio di Super Bonus, dove siamo andati a installare il cappotto, i serramenti, senza andare a installare un impianto di ventilazione. E questo chiaramente mi provocherà inevitabilmente formazione di muffa e così via, perché non c'è più quel ricambio aria che prima c'era attraverso i bellissimi spifferi dei nostri Ventilante. serramenti. Però se io voglio fare qualcosa di bello per l'ambiente, cambio i serramenti, evito quindi le dispersioni termiche attraverso, eh, insomma, per ventilazione attraverso i serramenti, ma dall'altra devo anche ricambiare l'aria. Se non apro abbastanza le finestre o non metto un impianto di ventilazione meccanica, eh, cosa che generalmente succede, questo ci provocherà sicuramente grandi, grandi danni. all'interno abbiamo parlato anche di questo nel corso delle nostre puntate la presenza proprio delle persone all'interno genera umidità assolutamente c'ho cioè, non... la ciotola del cane metto l'acqua e questa in parte evapora e anche solo quella dei bagni dei wc diciamo tra... evapora I, i panni che metto a stendere dentro la casa evaporano cioè ci sono tantissime sorgenti i bagni i fiori cioè sono tante le sorgenti di umidità siamo, al... siamo arrivati al quinto capitolo ce ne mancano i due il terzo e il quarto per quanto riguarda gli, gli ambiti in cui agiscono e sì, ponti termici e ventilazione meccanica. Esatto, il terzo eravamo eh, cappotto, finestre. Ponti termici, oh, okay, abbiamo detto. che è legato okay. diciamo, alla tenuta all'aria. Esatto, <ride> I ponti termici diciamo, sono uno degli aspetti critici, ad esempio, che ci sono all'interno eh, dei fabbricati ad altissime prestazioni energetiche. Ogni edificio ha dei ponti termici, però in un edificio che disperde tantissimo, chi se ne importa se ci sono dei punti diciamo, dove magari... C'è un maggiore eh, flusso termico verso l'esterno. tra l'altro disperde tutto così tanto. Ma viceversa, se sto tappando tutte le dispersioni termiche, e mi rimane un punto: diciamo, dove il coibente, per esempio, viene interrotto. Il pure, entra. Esatto, o se è caldo, insomma, dipende da come vogliamo vedere. Eh, e chiaramente in quel punto lì mi si accumula tutto il flusso termico e mi potrebbe provocare proprio gravi problemi a livello proprio di. Uh, si è collegato anche a problemi di tenuta all'aria, di spifferi, di penetrazione di umidità all'interno della struttura dove mi aumenta il flusso termico, mi aumenta il flusso di umidità e mi può provocare proprio condense interstiziali o anche marcescenze, anche danni strutturali in ultima analisi. Quindi diciamo eh, il tema dei ponti termici che è anche un po' strettamente collegato al quarto punto che è appunto la tenuta all'aria è uno degli aspetti che, soprattutto sugli edifici ad altissime prestazioni, deve essere curato da personale qualificato e che è quello che è un po' la nostra esperienza collezionata in questi ultimi 15 anni. Insomma, di lavoro. Ecco, diciamo che allora abbiamo esaurito i cinque ambiti in cui si concretizza. Sì, la ventilazione, sì, diciamo, se vogliamo, se vogliamo dire solo due sì. parole su questo. Uh, diciamo, la ventilazione è di due, di due tipologie: uh, principalmente ventilazione a, a doppio flusso, ventilazione a singolo flusso: uh, c'è la ventilazione a singolo flusso dove io estraggo soltanto. Uh, e chiaramente mi aumentano le dispersioni termiche perché se estraggo entra l'aria esterna, quello però che togli da qualche parte so, deve entrare. Esatto, ma quello che è buono è che elimino l'umidità in eccesso. Se vogliamo fare qualcosa di meglio possiamo utilizzare un recuperatore di calore a doppio flusso, quindi estraggo l'aria, insomma l'avete sicuramente già spiegato eh, anche nelle altre puntate e recupero il calore eh, e uno questo diciamo fino allo scambiatore di calore fino al 90 95% e da questo ci sono due tipologie, quindi sistemi centralizzati e decentralizzati, quindi puntuali. Su questo Fabrizio sicuramente può dirci qualcosa di più, perché è sicuramente più sul pezzo di me, sì. operativamente sì. parlando. <ride> ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato lungamente. Eh, la VMC è indispensabile adesso. Francesca ha toccato un punto che in Liguria è stata esclusa dal 110, questo ha fatto malissimo per le, per le opere e quindi adesso poi ci sarà una rincorsa a purtroppo installarla. Io faccio molta prevenzione, consiglio comunque di metterla subito e di ovviare questi problemi della muffa che fanno male sia ai bambini che le persone anziane asma crea quindi vedo troppe situazioni brutte nelle case io giro tantissime case quindi attenzione e, e cerchiamo di tenerne conto di questo VMC che è un impianto nuovo che andrà a sostituire piano piano l'area condizionata che è stata un po' troppo esasperata qua in Liguria quindi, è importante la VMC perché c'è un ricambio d'aria con un consumo minimo e funziona 24 ore, quindi mi crea un microclima in casa veramente indispensabile con queste tecnologie nuove. E poi si evita un paradosso, quello di coibentare, rendere l'edificio energeticamente sostenibile si abbassano i costi ma ci poi alla fine ci si sta male perché comunque si crea una condizione che prima non c'era mm -hmm. ma che peggiora la situazione esatto. quindi il, il è abitativo... importante arrivare a, a coprire a 360 gradi tutto quello che è eh, il benessere sia dal punto di vista del risparmio ma anche della sostenibilità del dello starci bene nella propria casa esatto diciamo che eh, quando, come io dico sempre no? ad esempio su un edificio esistente se uno mette la ventilazione meccanica installa la ventilazione meccanica non è che risparmia, cioè questo va sfatato no? perché spesso, no, come non si risparmia? No, non si risparmia comunque perché l'apparecchiatura diciamo, è, in funzione, perché è, in, funzione. è, è vabbè, in funzione, ma gli assorbimenti sono minimi, ma soprattutto recupera comunque so, il 90% del calore, il 10% lo perde quindi aumentiamo le dispersioni eh, termiche per ventilazione, ma eh, guadagniamo tanto in salubrità. E uno dice: Ma come allora non risparmiamo? Eh, in realtà risparmiamo se. Ventilassimo tutti eh, almeno, diciamo ogni tre ore, ricambiare tutta l'aria del fabbricato come dovrebbe essere richiesta la normativa, ma siccome non lo facciamo l'aria interna è totalmente insalubre, è vero che aumentiamo le dispersioni, ma dall'altra parte dovresti ventilare e non ventili, e sarebbe come dire, no? d'estate dice te quanto consumi il condizionamento estivo? Ah io niente, non spendo niente, quanto hai in casa? 30 gradi, eh, ho capito grazie, ma a parità di condizioni, quindi di comfort, viceversa si risparmia installando quindi una ventilazione meccanica e si ha sicuramente una salubrità evitando proprio il tema della muffa diciamo che comunque noi abbiamo delle zone dove di notte noi possiamo mettere l'aria esterna tramite la VMC, quindi abbiamo l'aria esterna fresca in casa, quindi abbassiamo la temperatura che ci può essere in casa che si alza di giorno, quindi è anche, non è un condizionatore, ma però aiuta veramente a migliorare. Ecco, una domanda, ci abbiamo verso la, la conclusione, una domanda su come eh, applicare lo standard Passive House, abbiamo visto qui un edificio, Campione. No, campione fatto da zero, in legno, in dimensioni ridotte. Eh, si può applicare sia alle nuove costruzioni, ma anche riqualificando quella eh, che si ha, dove si vive eventualmente. Esatto, come dicevo prima, allora eh, esistono due standard eh, per Passive House, cioè lo standard Passive House normale e lo standard inner fit lo standard Enerfit è diciamo, lo standard Passive House per le ristrutturazioni. Chiaramente, un edificio esistente può essere anche riqualificato fino al livello Passive House, se questo chiaramente viene giustificato da un'analisi costi-benefici no? alla ricerca del cost optimum. In altri casi i vincoli sono talmente tanti e i compromessi sono talmente tanti che ci possiamo fermare prima al protocollo Enerfit che comunque garantisce gli stessi valori di eh, comfort e di igiene e di salubrità dell'aria alzando semplicemente leggermente l'asticella dei consumi. Quindi comunque andiamo ad abitare un edificio altamente confortevole. Tutti questi processi sono seguiti dal vostro istituto, comunque per chi fosse interessato eh voi fornite gli strumenti, valutate, ma mettete anche in condizioni di arrivare a quel risultato. Assolutamente sì, diciamo, in questi ultimi 15 anni abbiamo formato, per esempio, 5000 uh, persone fra tecnici, eh, operatori di cantiere, imprese, artigiani e così via, quindi tutto l'aspetto formativo, uh, questo si trova anche sul nostro sito, insomma, possiamo essere disponibili per le informazioni. Uh, andiamo in affiancamento ad esempio i progettisti che ci, che ci chiedono uh, guarda il mio cliente vorrebbe una casa passiva oppure io aspirerei a uh, diventare progettista certificato Passive House grazie alla certificazione di un edificio passivo e quindi possiamo andare proprio in affiancamento fornendo tutti gli aspetti uh, di impiantistici, energetici, diciamo, di calcolo, ponti termici e via dicendo per portare anche un fabbricato Uh, certamente se è proprio nato male è dura diciamo però se proprio diciamo, aveva un po' di caratteristiche papabili per arrivare a Passivaus possiamo portarlo o dall'altra parte committenti e amministrazioni uh, quindi anche su questo noi lavoriamo tantissimo cioè i committenti possono arrivare sia sull'esistente che per nuove costruzioni o amministrazioni ad esempio abbiamo fatto scuole, uh, edifici anche pubblici ristrutturati e via dicendo Concludiamo Fabrizio, eh, questa alle nostre spalle è anche un'opportunità occupazionale eh, di formazione personale di chi già lavora, ma anche per chi volesse eh, intraprendere un percorso lavorativo all'interno di questo campo, alla luce di quello che poi l'Europa ci andrà a chiedere e ci stanno già chiedendo con la direttiva Green e quant'altro. È importante avere sempre la voglia di imparare, eh, non si arriva. A... La prima cosa è che bisogna avere umiltà tutti perché qua è veramente un mondo da scoprire. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere a chiave Francesco Nesi, Francesco Nesi è un, un, un tecnico che siamo a livelli di 30 al mondo, un fisico, quindi abbiamo, un, abbiamo avuto un'altissima professionalità in questo corso qua. E lui ha scritto un libro, per chi è interessato potrebbe... Acquistarlo e a documentarsi cos'è una Passive House. Eh, noi, come istituto, noi, eh, siamo in gemellaggio stretto con loro con la Zephyr e noi vogliamo continuare questo, questo percorso. Ci ha fermato un po' purtroppo il Covid, però non ci fermiamo qua per la seconda edizione. Abbiamo la casetta pronta, la casetta poi sarà itinerante, quindi vogliamo spiegare questi concetti qua, vogliamo portare nelle scuole questi concetti qua. Questo bisogna iniziare con la scuola, perché è molto importante insegnare ai ragazzi, perché i ragazzi hanno molte possibilità, sono, sono molto recettivi, quindi dobbiamo insegnare a loro Veramente, saranno i futuri artigiani, saranno i futuri professionisti. Quindi questi concetti qua devono partire dal basso. Noi ci impegniamo al massimo per portare questa missione in tutta la Liguria, e, e, e questo è importante perché anche per, per tutti i committenti, per le persone, perché tutti hanno un'abitazione dove c'è da lavorare, smettiamo di buttare i soldi nelle bollette, perché questo veramente ci insegna a migliorarsi, migliorarsi la casa, stare meglio, crearsi veramente una casa confortevole. Io vorrei anche ringraziare a parte mia Fabrizio, se posso, eh, il suo istituto Clima Liguria, la sua vision, diciamo che a suo tempo già sul territorio ha iniziato a sposare. Eh, gli altri eh, del, dell'istituto, Pietro Garibaldi e tutti gli altri che insieme hanno contribuito a, a realizzare questo corso e a portare comunque tantissime persone. Eh, anche da progettisti, operatori di cantiere, artigiani e così via. Quindi il mix ha anche portato tantissimo beneficio per il vostro territorio e eh, sono molto felice insomma, che ci siano delle persone di questo genere su questo territorio e sono sicuro che insieme riusciremo a portare avanti anche tanti belli edifici campione che dimostreranno alle persone la fattibilità eh, e il fatto che l'efficienza energetica non necessariamente è un appannaggio per pochi o debba costare di più? Si, bisogna utilizzare la testa, prima di tutto, un approccio diverso, ma eh, questo insomma no? è quello Sono che abbiamo che cercato. Ma, ma non necessariamente possono essere un extra costo, è proprio anche cambiare approccio e trovare anche un metodo diverso di progettazione e di realizzazione. Diciamo che si spostano gli investimenti, non è sempre un surplus di costi, quindi bisogna spiegare bene come, come si fa una casa. Fino adesso si, lavoriamo un po' all'antica, quindi all'antica non è detto, si riduce la manodopera, e questo è un costo importante al giorno d'oggi, quindi bisogna cambiare come dice lui l'approccio. Poi vorrei ringraziare tutte le aziende che si sono mosse oggi gratuitamente per noi per Zephyr, per l'Istituto eh, e hanno messo a disposizione delle persone, dei tecnici dove ci hanno spiegato con i loro materiali e, e poi ringraziamo Lorenzo e Giacomo Sanguinetti che hanno realizzato la struttura, ce l'hanno preparata, ci hanno dato una sede che è questa e quindi... Grazie a tutti, veramente. Per un giorno è stato il nostro studio. Noi ci rivediamo in studio eh, settimana prossima. Grazie, Francesco, per la disponibilità e per averci portato questi temi concreti. A noi piacciono anche le cose concrete. Eh, Clima e Casa torna fra una settimana. Grazie per averci seguito. Le nostre puntate, e come consueto, le trovate sulla pagina Facebook Clima e Casa e sulla nostra pagina YouTube, la pagina di Teleradio Pace. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a tutti. Ciao.